Con 135 passeggeri a bordo su 148 posti disponibili, il primo aereo della British Airways è atterrato oggi all'aeroporto internazionale dell'Umbria. Ad accogliere il nuovo volo tra il capoluogo umbro e Heathrow, il tradizionale battesimo con gli idranti dei Vigili del Fuoco. Il collegamento sarà operativo fino all'autunno, 3 giorni alla settimana, 4 a partire da giugno. Con questa ulteriore rotta, il San Francesco d'Assisi offre 16 destinazioni italiane ed estere, con Londra che raddoppia dopo il collegamento con lo scalo di Stansted già garantito da Ryanair. Ci sono i presupposti per fare una straordinaria stagione e che sarà ancora di più premiata dai nomi che abbiamo e i collegamenti che sono arrivati ad essere 16. Abbiamo superato anche l'aeroporto di Ancona che ne ha solo 12 di collegamenti. In più, avere il privilegio di una compagnia che offre un servizio molto particolare, completamente differente da quello che abbiamo sull'altro aeroporto di Londra, con una business class, che è un altro degli elementi e dei tasselli che ci permette di poter dire che facciamo un po' la differenza, alziamo un po' quella qualità. Questi sono tutti bei giorni perché il nostro aeroporto sta diventando veramente molto attrattivo e quindi abbiamo numeri di passeggeri in continua crescita, quindi siamo contenti, ma continuiamo a lavorare anche su altre rotte. E aprile scorso, l'ultimo dato definitivo, ha registrato un numero di passeggeri tra i più alti registrati mai da questo aeroporto. Ci siamo dati degli obiettivi e li stiamo piano piano provando a raggiungere. Sinceramente non riesco nella mia qualità ancora a pianificare vacanze perché sono momenti complessi che dobbiamo gestire a volte anche ad horas, quindi vedremo. Qualche giorno spero di sì, ma al momento nessun progetto.